Le inondazioni si succedono alle tempeste. A Parigi la Senna cresce minacciosa, tanto che si teme di dover interrompere la navigazione. A Villeneuve-Saint-Georges, alcuni quartieri sulle sponde dell'Yerre sono invasi dalle acque. Il sud-ovest della Francia, così duramente provata durante le ultime inondazioni, è ancora esposto ai danni del flagello, essendo rimasti allo stato di progetto i provvedimenti studiati per disciplinare i corsi d'acqua.